Bella a tutti ragazzi, sono Jason in questo nuovo video. Oggi siamo qui con l'unboxing dell'MCI Stealth Pro GS63VR. La confezione comincia subito a dire che è epica. Ok, vediamo subito come si apertura, la scatola. Eccolo qua. Prima di guardare il computer, vedo questa parte qua. Deve essere non riesco a capire come si apre, vabbè. Ok, perfetto. E qua ci sta lo spinotto dell'alimentatore. Ah, ok, se posso aperto lo comunque un semplicissimo spinotto dell'alimentatore per un portatile. Spostiamo via di questo qui e ora andiamo ad aprire il computer. Troppo un po' difficile con una mano sola. Ok, è leggerissimo, è leggero, cioè è pesante poco più di un MacBook della da Air, MacBook Air da 13. Il materiale è alluminio, molto bello. Quindi andiamo al momento che uno dei momenti che mi piacciono di più, che è quello in cui si rimuove la pellicolina. Piano. Difficile tenerlo giunto così. Ok. È bellissimo. Come caratteristiche abbiamo una GTX 1060 da 6 GB dedicati. Oh, questo panno è bellissimo, è morbido come non si può. La tastiera è bellissima con naturalmente il layout italiano. Tranne che il tasto non è layout italiano. Sì, hanno cambiato solo l'ordine di certi tasti. Perché questo qua è da gaming, quindi ha il settaggio un po' differente. Ma per la tastiera comunque i tasti sono quelli italiani. L'accensione. Ah, comunque qua trovo tutte le caratteristiche. Poi comunque ve le elencherò mentre si accende. Un hard disk da 2000 giga, quindi da 2 tera, e un SSD da 256. Poi abbiamo già il trackpad un po' impolverato, l'accensione è qui laterale, sperando che sia acceso, cioè sia carico, a meno che non ho fatto il fail, però non c'è la batteria inserita. Ma non, comunque qua sotto è tipo, non saprei come dire, velluto, lana leggera, non lo so. Comunque è per, non lo so in verità, scusate. Mettiamo un attimo di qua. Qua abbiamo il manualetto di istruzioni. Eccolo qua. Con un disco e un cavo USB Thunderbolt 3, quindi che fa da USB di tipo C, e qua deduco che ci sia l'alimentatore. Eccolo qua. L'alimentatore è gigantesco, non si è, cioè per un computer di con questa potenza è normale che sia grande per poter dare abbastanza energia piuttosto velocemente o più o meno, o perlomeno quanto sia possibile, visto che sia da gaming naturalmente utilizzo anche per grafica e tutto un po', quindi ci vuole molta potenza per tutte queste caratteristiche, questi componenti. Processore i7, questo sarà solo un unboxing, non credo che ci farò test di nient'altro. Ah sì, comunque il processore settima gen. Non credo sia attento. No, non è carico. Adesso faccio un piccolo taglio che lo attacco al caricabatterie e poi riparto per far vedere almeno la prima accensione. Eccoci qua, allora. Un attimo. Un attimo, perché è un po' difficile settare. C'è il flash, quindi copriamo il flash così. E
Ecco fatto. Questa è la prima accensione. Bellissimo. È in 4K il monitor, se non erro. O in Full HD, comunque molto potente. Ok, qua ci sarà poi tutto il settaggio da fare, quindi non voglio prendervi tempo inutile, però così vedete che ha un avvio rapidissimo. Quindi per questo piccolo unboxing è tutto. Se volete video dedicati a questo computer, potete benissimo scrivermi nei commenti, io li farò inerenti a quello che mi chiederete. Quindi da oggi è tutto, ciao a tutti.